amici di Geotech Center. Oggi andremo a presentare il Fisher Gemini 3. Il contenuto della scatola che andremo a montare. Vediamo, questi tre pezzi compongono l'asta centrale. Vanno ad innesso l'un l'altro e si avvitano in questo modo. Uno e due. L'asta centrale è composta. Questa valigetta in realtà sono le piastre del Gemini 3. Si aprono in questa maniera. Eccola qua. All'interno troveremo la garanzia e il laccio che va agganciato in questa posizione. Uno. E due. Il montaggio dell'asta sulle piastre è facilissimo. La prima, quella con il singolo bullone, va avvitata e serrata forte. Molto semplice. Così. La seconda piastra invece presenta due fermi, uno e due. Il secondo fermo, quello più esterno, oltre a fissare la piastra all'asta, serve anche per bilanciare il terreno. Lo vedremo successivamente. Serrare quello più esterno, ma non troppo. Invece quello interno, serrarlo a morte. Lo strumento è formato da due piastre, questa è il trasmettitore e quest'altra è il ricevitore. Nel ricevitore troviamo un indicatore per le batterie, il tasto on off che funziona tirandolo e pigiandolo e un connettore per una piastra di massa supplementare. Nel ricevitore invece troviamo lo spinotto per le cuffie, il tasto on off, la regolazione della sensibilità, un pulsante che serve come test delle batterie e un piccolo display che ci aiuterà sia per individuare gli oggetti sia per fare il test delle batterie. Per lo strumento occorrerà accendere sia il trasmettitore tirando il tasto power che il ricevitore nella stessa maniera. E lo strumento adesso è pronto per operare. Vediamo come funziona il test delle batterie. Se pigiamo, la lancetta sale ci indica che le batterie sono cariche al massimo. Una volta acceso, per eseguire il bilanciamento bisogna tenere lo strumento parallelo al terreno. La sensibilità bisogna agire sull'apposito tasto fino a sentire un leggero rumore di fondo. Dopo di ciò andremo ad agire sul pomello del bilanciamento del terreno fino a che non troviamo il giusto bilanciamento. Dopodiché si può ancora aumentare un altro po' la sensibilità. Fino a trovare un equilibrio perfetto.